Protestano i lavoratori degli istituti riuniti San Giovanni Battista di Chieti, 2 mesi senza stipendi e una situazione patrimoniale ingarbugliata. Noi ad oggi siamo debitori per circa 2 milioni di euro nei confronti dei fornitori, esposti alla Cassa di Risparmio di Chieti per 770 mila euro, e quindi siamo in una situazione debitoria molto pesante. Nel contempo però avanziamo dei crediti da parte della ASL di Chieti e dei comuni che fanno parte del comprensorio di circa 2 milioni e 400 mila euro. Per cui se le persone preposte all'amministrazione della cosa pubblica facessero le cose come debbono essere fatte, devono essere svolte, snellirebbero un pochettino l'iter della compartecipazione dei comuni che devono pagare la loro quota retta nei nostri confronti, noi sicuramente non ci troveremo in questa situazione. 70 persone che oggi, dopo 24 ore di manifestazione, chiedono attenzione anche al primo cittadino per non sentirsi invisibili, visto che continuano a fare il proprio lavoro per non creare disagi agli anziani che necessitano assistenza. La cosa che a me, come rappresentante della RSU, fa specie è che la nostra protesta da ieri, noi siamo fermi davanti all'istituto, nessun componente della giunta comunale, nessun componente politico della giunta regionale è venuto perlomeno a darci un sostegno morale. Non chiediamo che loro ci risolvano i problemi dall'oggi al domani, ma perlomeno un sostegno morale delle persone che ci rappresentano nella nostra città l'avremmo desiderato. Grazie.